Ciao ragazzi, se siete arrivati a questo video vuol dire che siete arrivati all'ultimo video della playlist Equazioni di secondo grado. Se avete un compito sulle equazioni e avete già visto tutti i video sui singoli tipi di equazioni di secondo grado, ora siete pronti per la sfida finale. Facciamo un mix di tutto quello che abbiamo visto nei video precedenti. Quindi ripasseremo le equazioni monomie, spurie, pure e complete. Partiamo subito con un esercizio. Qui abbiamo un'equazione di secondo grado dove manca un termine, il termine noto, la cosiddetta equazione spuria. Abbiamo visto che per risolverla è molto semplice perché devo raccogliere una x. Così facendo nel primo termine mi rimane x e nel secondo termine rimane 5. Le due soluzioni si trovano facendo i due rami e ponendo uguale a 0 i due fattori, quindi x uguale a 0 e x più 5 uguale a 0. La prima soluzione è già a posto, andiamo a risolvere la seconda. Questa è un'equazione di primo grado, quindi porto il termine noto di qua cambiando segno. Ed ecco qua le due soluzioni. Passiamo a un altro esercizio. Qui ho un'equazione di secondo grado completa e prima di tutto devo andare a fare i calcoli. Nel nostro caso basta fare l'MCM, che è 2. 2 diviso 2, 1, quindi x alla seconda. 2 diviso 2, 1, quindi ricopio 3x. 2 diviso niente, cioè diviso 1, 2, per 2, 4. Mando via il denominatore e ora sono in un'equazione di secondo grado completa a cui devo applicare la formula. Formula che vi ricordo essere questa, dove A, B e C che vedete nella formula sono i coefficienti delle equazioni di secondo grado. Nel nostro caso A vale 1, B vale più 3 e C vale 4. La formula dice che devo scrivere meno B, quindi meno 3, più o meno la radice di b alla seconda, quindi 3 alla seconda 9, meno 4a per c, quindi per 1 per 4. Tutto fratto 2a, quindi 2 per 1 2. Meno 3 lo ricopio. Ora, al radicando faccio i calcoli o a mente o con la calcolatrice, 4 per 1 per 4 fa 16, 9 meno 16 fa meno 7. Tutte le volte che ho un numero negativo sotto radice, l'equazione è impossibile e si scrive così. E si legge non esiste x appartenente a r. Passiamo a un altro esercizio. Qui la prima cosa che devo fare sono i calcoli, quindi ricopio il primo termine, ho un quadrato di binomio, quindi quadrato del primo, x alla seconda, quadrato del secondo, più 4, doppio prodotto, quindi 2 per 2 per x, viene meno 4x. Di nuovo, altro quadrato di binomio, quindi quadrato del primo, x alla seconda, e quadrato del secondo, 4. 2 per 2 per x, più 4x. Noto che ci sono dei termini che si possono mandare via, infatti al primo membro ho 4 e anche al secondo ho 4. Allo stesso modo al primo membro ho x alla seconda e al secondo x alla seconda. Sommando i termini con la x, 4 meno 8 fa meno 4x. E al primo membro ho meno 4x, quindi anche questi tre termini si semplificano. Rimane x alla seconda uguale a 0, quindi questa volta abbiamo un'equazione monomia e abbiamo visto che la soluzione è semplice, x uguale a 0. Facciamo l'ultimo esercizio. Anche qui prima dobbiamo fare i calcoli. Qui ho un quadrato di binomio per un quadrato di binomio. Mi rendo conto che ho una somma per differenza, quindi prima moltiplico le basi e poi faccio il quadrato di binomio. La regola della somma per differenza mi dice che devo elevare il primo termine alla seconda, quindi 3, perché radice di 3 elevato alla seconda fa 3, quindi 3x alla seconda, meno il secondo termine alla seconda, quindi 2, perché la radice elevata alla seconda se ne va. Quindi ho moltiplicato le basi e ho ottenuto questi due termini e ho ricopiato l'esponente 2, uguale 9x alla quarta. Ora risolvo il quadrato di binomio, quindi quadrato del primo, 3 per 3, 9x alla quarta, più quadrato del secondo, 2 per 2, 4, più il doppio prodotto, 2 per 2, 4, per 3, 12x alla seconda, e qui c'è il segno meno, quindi meno 12x alla seconda. Nelle equazioni di secondo grado, tutte le volte che ho termini di grado superiore al secondo, se ho fatto bene i conti, devono andare via.
E qui infatti 9x alla quarta e 9x alla quarta sono uguali, quindi si semplificano. Sono arrivata alla fine e questa volta ho un'equazione di secondo grado pura. La regola ci dice che devo portare il termine noto al secondo membro ricordandomi di cambiare segno. Divido sempre per il numero che c'è davanti a x alla seconda, quindi divido tutto per meno 12. 12, 12 si semplifica, meno per meno più, e 12 diviso 4, 3. Quindi viene x alla seconda uguale a un terzo. La regola ci dice che devo ottenere due soluzioni opposte facendo più o meno la radice del numero. Quindi x uguale più o meno radice di un terzo. Come sempre, alla fine di ogni video arriva il tuo momento. Il momento di mettere in pratica quello che hai visto e fare gli esercizi. Stacca il telefono, togli le notifiche di WhatsApp, non accedere né a Facebook né a Instagram. Concentrati solo sugli esercizi. Dedica 5 minuti per allenarti. E anche per oggi è tutto. Continuate ad allenarvi, continuate a fare pratica e vedrete che i risultati arriveranno. A proposito, fatemi sapere in chat come stanno andando i vostri voti e soprattutto se avete qualche domanda non esitate a chiedere. Io sono Monia Tomassini e come sapete il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Iscriviti al canale e non perderti i nuovi video, li caricherò prestissimo.